Jacques Derrida nasce nel 1930 in un quartiere di Algeri, El Biar, da una famiglia di ebrei sefarditi e da bambino sogna di diventare un famoso giocatore di calcio. Si trasferisce presto in Francia, dove seguirà gli studi con scarso interesse. Proprio a causa del suo carattere poco incline al rigore e alla disciplina, il rapporto con gli studi risulterà piuttosto problematico. Nel 1951, dopo una serie di difficoltà, è ammesso all'École Normale Supérieure di Parigi, dove si laurea nel 1954. In questo periodo si interessa della filosofia esistenzialista di Sartre e legge con crescente interesse Heidegger, Nietzsche e Husserl. Nel 1957 ottiene una borsa di studio per l'Università di Harvard e si trasferisce negli Stati Uniti. Da questo momento in poi, Derrida inizia un percorso accademico che lo porterà nel giro di un decennio a raggiungere una grande notorietà sia in patria che all'estero. Nel 1966, con la conferenza dal titolo «La struttura, il segno e il gioco nel discorso delle scienze umane», Derrida inaugura un nuovo atteggiamento filosofico che chiama decostruzionismo, atteggiamento volto ad operare una decostruzione della tradizione filosofica occidentale in nome di una libera interpretazione dei significati prodotti dalle diverse costruzioni metafisiche. La personalità di Derrida resta controversa ed eccentrica anche negli anni della maturità. Per esempio, acconsentirà solo nel 1979, durante i cosiddetti Stati Generali della Filosofia, a farsi fotografare in pubblico per la prima volta. Negli anni Ottanta il pensiero di Derrida è criticato da più parti a causa della sua ambiguità e della sua incomprensibilità, soprattutto dai cosiddetti filosofi analitici, al punto che nel 1992 alcuni tra questi filosofi contestano l'attribuzione a Derrida della laurea honoris causa all'Università di Cambridge. Negli ultimi anni la filosofia di Derrida si concentra maggiormente sulle questioni politiche e su temi morali come l'amicizia e la morte. Muore a Parigi nel 2004 all'età di 74 anni. Derrida sarà dunque una figura controversa all'interno della tradizione filosofica che il suo lavoro intende distruggere. La filosofia è per Derrida un viaggio mai concluso. Ogni filosofia che si definisce in possesso della certezza rifiuta l'evidenza originaria della sua caratteristica fondante, la mutabilità.